contento del secondo tempo o contento di tutta la partita? Ma contento di tutte e due fasi, nel senso che il primo tempo è vero che abbiamo giocato troppo lezioso e troppo lento, ma secondo tempo un po' più coraggio, un po' più verso la porta avversaria. È andata bene, poi squadra che si è qualificata e che ha ritrovato Edoardo Vergani. Sì, ha fatto bene, anche se anche alla fine soffriva di crampi, però è un giocatore, l'abbiamo detto sempre, e quando è a disposizione sono contento di poterlo usare. Proviamo un po' a fare chiarezza su questo centrocampo, Zeman, nel senso primo tempo e parte del secondo con Aloy da play, poi squizzato da play. Dove le è piaciuto di più Aloy? No, Aloy ha giocato bene anche il primo tempo, solo che mancava quella palla dentro che ha fatto il secondo tempo molto bene. Invece la prova di Luca Mora, che ho detto in cronaca, ha provato ad interpretare il modo di Zeman di pensare il calcio, è d'accordo? È su per giù, io vorrei che la gente è più attiva, più veloce. Luca c'ha esperienza, ha fatto bene il suo lavoro, però manca quella velocità anche di pensiero. Chiedo un'ultima cosa, come mai nessun minuto per Di Pasquale, già pronto per il campionato, non c'era bisogno di un piccolo rodaggio? Ma lì c'era la partita da vincere per qualificarsi, quindi io non lo voglio rischiare finché non lo vedo meglio durante la settimana. Questo significa che non è sicuro per lunedì? Sta migliorando. Lunedì giocherà lui? Sta migliorando. Okay. Una domanda Massimo per Zeman e poi gli chiederemo una cosa su Rimini. Ma niente, infatti volevo chiedere proprio a Zeman, rivolgiamo lo sguardo al prossimo futuro, insomma il Rimini che tappa sì. È questa? Insomma è un periodo cupo da mettersi alle spalle, oggi la squadra ha ritrovato il sorriso, la vittoria, quindi per lunedì il mister? Che si aspetta lunedì dal suo Pescara? Momento difficile, oggi ha ritrovato il sorriso, lunedì che cosa vuole vedere? Voglio vedere miglioramenti come sempre, purtroppo non sempre li vedo. Oggi ripeto abbiamo fatto bene, meglio secondo tempo, anche se primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo. Poi con Rimini è una squadra che assomiglia a Pinetto, hanno sta palla lunga, sta palla dentro aria per esatto. Due attaccanti che sono esperti e hanno anche fisico. Esatto. Io chiedo l'ultima cosa, proprio in chiave lunedì, se chi non ha giocato oggi, mi riferisco a Squizzato, Moruzzi, Pierno, sono favoriti per una maglia da titolare oppure non ci dice proprio nulla? Non vi dico niente perché ci sono 3 giorni di allenamento e vediamo che succede, come recuperano quelli che giocavano oggi e come stanno quelli che non hanno giocato oggi. Cupone esterno, una nuova opzione? Ha giocato l'anno scorso sempre da esterno, ha fatto bene, no?